no, già a Napoli insomma ce la consegna del premio a Maturo, un modo insomma per ricordare un grande poliziotto e per essere vicini alla Polizia di Stato. Sì, il vicequestore a Maturo e l'agente Pasquale Paola, che furono ammazzati in un momento molto torbido della Repubblica, dove si intrecciavano rapporti criminali perversi tra criminalità organizzata, camorra nello specifico, brigate rosse, servizi segreti deviati. Era il periodo del dopo terremoto, dei grandi interessi famelici e delle commistioni tra politica, affari e crimine organizzato. Spiace che a distanza di tantissimo tempo la verità su una vicenda così inquietante non è venuta fuori nel suo complesso, nella sua pienezza, e credo che insomma un poliziotto così coraggioso e così competente evidentemente aveva messo le mani in intrecci che non potevano essere disvelati, quindi credo che sia uno di quegli omicidi eccellenti di quell'epoca storica della Repubblica, e che se non si fa piena luce sulla storia della Repubblica è un po' come la stessa Repubblica malata, non potrà mai essere una Repubblica forte nella pienezza della sua potenza.